I residenti di via Bocca Trabari a Fano stanno vivendo momenti di apprensione per aver notato alcune presenze sospette che si aggirano nei vialetti della struttura residenziale alle spalle del Palazzo di Vetro, sede degli ambulatori della USL. Gli avvistamenti riguardano diverse persone, giovani e meno giovani, ed in particolare, a mettere un po' tutti sul chi va là, in particolar modo quella di due giovani donne che chiedono informazioni su appartamenti da affittare. Questo piccolo insediamento è un po' come una piccola comunità chiusa, ci si conosce tutti e tutti conoscono le abitudini degli altri e le frequentazioni. Una presenza estranea così balza subito agli occhi. Come si è introdotta nel suo appartamento? Si è introdotta con il dire perché era la figlia di una signora che io la conoscevo bene. Ma in realtà non era lei? No, perché sta figlia, io la conoscevo, la figlia di sta signora, ma non era questa. Però io ho detto, cambiamo tutti, non lo so. E con questo volevamo, mio marito la voleva mandare per sapere chi è che ha la casa libera, qualcosa dall'amministratore, e invece badava a passare il tempo così, stava quella. In casa? In casa. Diverse abitazioni di questo stabile, con oltre 30 unità abitative, sono state già visitate dai ladri, sia con gente dentro casa che senza nessuno all'interno, e per questo tutti sono ancora molto scossi, soprattutto gli anziani e soprattutto dopo la comparsa di strani segni sui campanelli che prima non c'erano. Sabato mattina, in corrispondenza di alcuni nominativi sui campanelli, abbiamo trovato delle crocette a forma di X. In particolare in corrispondenza dei nominativi delle persone più anziane. In altre scale invece, in alcune c'è un cerchietto, in altre ci sono delle croci, ma questi simboli che non avevamo mai notato prima, per cui la cosa ci ha preoccupati. Questa mattina abbiamo chiamato il commissariato e abbiamo chiesto la vostra presenza proprio per far capire che ci siamo accorti di questo, che siamo molto attenti. Se ne conoscono oltre una ventina e servivano a dare indicazioni alla squadra che poi si introduceva nell'appartamento e venivano messi da segnalatori che passavano prima. È un modus operandi un po' desueto che ultimamente non si riscontrava più. Ma hai visto mai che nei paraggi si sta girando qualche clan vecchia scuola e non lo abbia rispolverato? Sabato all'1:30 un ragazzo con il giubbotto nero e anche i pantaloni neri, abbastanza alto comunque, controllava bene la via. Vedendomi, lui si è accorto che io lo controllavo, è tornato indietro, arrivato alla prima villetta, ha fatto finta di aprire i contatori dell'acqua, di controllare. Allora io gli ho urlato, guarda, i carabinieri li ho già chiamati. Di corsa è andato là nella strada nazionale, è fuggito. Però io sto sempre attenta dalla finestra, di là e di qua, anche alla sera prima di andare a letto. Non si sta tranquilli? No, ultimamente no.